siamo qui oggi per dare avvio al ciclo di incontri con le realtà territoriali per quanto riguarda l'anno di formazione e prova dei neoassunti docenti 2018-2019. E quindi è veramente un piacere avervi qui oggi. E la giornata abbiamo dovuto un attimo rimodularla perché purtroppo il mio direttore è in una commissione che è stata convocata urgentemente e anche le altre persone non sono potute venire, quindi saremo noi tre a gestire, io, la dottoressa Pettenati e l'ispettore Cerini, a gestire tutto l'incontro di oggi. L'incontro di oggi che cercheremo di chiuderlo alle 14 in maniera tale da consentire a tutti quanti di rientrare nelle proprie sedi. Io appunto farò una breve introduzione alla giornata. Ringrazio intanto tutti voi che siete venuti qui e quindi in particolare i rappresentanti, i referenti della Regione Abruzzo, Lazio, Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria e Marche. E vi faccio un po' il punto su quello che sta avvenendo per quanto riguarda la formazione, vale a dire, come voi sapete bene, è partito il piano di formazione neoassunti già con circolare il 2 agosto, dopodiché abbiamo adottato un'altra circolare che è quella sul percorso annuale FIT, che attenzione da assolutamente da non confondere con la formazione dei neoassunti, in quanto la formazione neoassunti riguarda del personale che è entrato in ruolo ed è già praticamente di ruolo nell'ambito del comparto scuola. La formazione FIT, invece, il percorso annuale FIT è un percorso concorsuale ancora. Quindi che significa? Significa chi fa il percorso FIT sta in una fase di procedura concorsuale, una procedura concorsuale che ha la necessità durante il suo percorso di seguire un iter che riguarda sia appunto la prova, che è forse l'unica cosa analoga, il periodo di prova analogo a quello della formazione neoassunti, ma poi c'è tutto un discorso di progetto di ricercazione e di portfolio online sulla piattaforma di Indire, che praticamente si distingue dal percorso di formazione dei neoassunti. E quindi appunto chi fa l'ultimo anno del FIT, tant'è vero, ha un contratto di supplenza durante questo anno, non è quindi di ruolo. Il ruolo lo acquisisce dopo la procedura di valutazione alla fine del terzo anno FIT, che è la procedura di valutazione che fa parte dello stesso concorso con cui sono stati reclutati questi che partecipano, i docenti che partecipano al terzo anno del percorso FIT. Quindi attenzione a non confondere queste due misure. Oltre a questo abbiamo adottato la circolare a novembre, la 50912, appunto il 19-11-2018, che penso oramai abbiate avuto e ricevuto tutti quanti, che è una circolare, io la chiamo circolare madre, perché è la circolare che congiunge tutti i fondi che noi diamo per la formazione da fondi nazionali e che riguarda in pratica i fondi che diamo alle scuole polo d'ambito per dovuti alla legge 107 del 2015, quindi i milioni di euro che sono stati previsti per legge, dopodiché ci sono ulteriori fondi che riguardano il sostegno, le misure dell'inclusione e del sostegno e il finanziamento della formazione dei neoassunti docenti. Quindi queste tre misure sono congiunte in un'unica circolare che ha, come avete avuto modo di vedere, una serie di temi che riprendono le priorità nazionali del piano di formazione come terza annualità e quindi un po' la chiusura del primo DM con cui è stato adottato il piano di formazione docenti. Altra cosa, nella stessa circolare abbiamo cercato di costruire un percorso che monitorasse anche la qualità della formazione. La qualità della formazione è un tema molto importante, difficile da trattare,
Noi abbiamo già con dei gruppi di lavoro affrontato il tema lo scorso anno, tant'è vero che è stato pubblicato un documento che indica un documento realizzato da tre gruppi di lavoro istituiti presso il MIUR, presso la Direzione Generale del Personale Scolastico e costituiti da personale di spessore del mondo della scuola, al fine di individuare una serie di aspetti che fossero ricondotti agli standard della qualità della formazione, agli standard professionali e al portfolio di sviluppo professionale del docente. Quindi il lavoro di questi gruppi è pubblico, pubblicato sul sito del Ministero e è un po' la guida su cui noi stiamo cercando di pensare alla formazione di domani, allo sviluppo professionale, quindi non tanto alla formazione, allo sviluppo professionale, di cui la formazione è sicuramente un aspetto importante, ma non basta, bisogna anche considerare tutta una serie di altri aspetti. Ritornando appunto alla qualità, abbiamo predisposto un intervento, una misura di monitoraggio della qualità a livello territoriale, in collaborazione con Indire, che è praticamente che sarà interessato nel monitoraggio della qualità della formazione anche attraverso incontri territoriali e da un lato attraverso incontri territoriali, dall'altro anche esaminando i feedback che abbiamo avuto modo di raccogliere all'interno della piattaforma Sofia. Piattaforma che adesso tra qualche istante vi farò vedere qualche dato giusto per farvi capire a che punto siamo arrivati e appunto vi faremo vedere cosa consente di fare questa piattaforma. Quindi se da un lato gestisce i processi di formazione a livello territoriale, dall'altro è anche un patrimonio di dati e informazioni che possono essere utili per individuare e definire politiche pubbliche anche nei prossimi anni e quindi per migliorare anche gli strumenti della qualità della formazione a cui diciamo che ci stanno molto, molto, molto a cuore. Quindi adesso vi farò vedere qualche cosa sulla piattaforma Sofia, dopodiché passerò la parola alla dottoressa Pettenati, che illustrerà lo stato dell'arte riguardante appunto l'ambiente online costruito e realizzato da Indire, che ha cambiato completamente veste quest'anno e che è andato online il 26 di novembre. Mi auguro che l'anno prossimo possa ancora anticipare un pochino, perché il top sarebbe attivarlo il 1º settembre, ma capisco che è abbastanza complicata. Lo so, però sarebbe un bel segnale cercare di anticiparlo i primi di settembre e fare in modo che quando arrivano già hanno anche la piattaforma e stanno quindi sul pezzo. Devo dire che i dati sono molto rassicuranti, una misura incredibile di formazione questa degli ultimi 3 anni sui docenti neoassunti, parliamo di oltre 150.000 persone coinvolte nei processi di formazione. Misure così grandi difficilmente si trovano anche in contesti internazionali. Interessantissima la parte di tutoring, quindi la parte di tutoring veramente molto interessante. Sono stato in una riunione ristretta con persone, diciamo, di aziende importanti anche nazionali e ho illustrato il sistema di formazione per i neoassunti e devo dire che la parte che li ha molto colpiti è stato proprio questo fatto del peer-to-peer e del tutoring, cioè il fatto che ogni docente avesse un tutor che lo sostenesse durante tutto il percorso di formazione e prova, cioè non necessariamente della stessa classe di concorso. Quindi anche di altre classi di concorso, per cercare anche di contaminare interdisciplinarità e la produzione di una progettazione didattica appunto multidisciplinare nei contesti scolastici. Quindi questa è una cosa estremamente importante e rilevante, come quella del visiting, su cui poi immagino che anche
avremo appunto una serie di feedback, di esperienze a livello territoriale. Quindi giusto adesso per farvi dare un'idea di quello che sta accadendo sulla piattaforma Sofia e quindi anche avere contezza, ma questa piattaforma Sofia alla fine dà qualche risultato, dà qualche numero, perché io capisco a volte può essere considerata come un adempimento. Ma in realtà non è un adempimento, è da un lato sì un adempimento, ma dall'altro significa anche garantire una qualità di processo formativo, perché l'ente che deve entrare, deve dare una serie di comunicazioni, di informazioni all'interno di Sofia, significa anche che è un ente che deve prepararsi quelle informazioni, quindi significa che deve pensare al proprio progetto di formazione, lo deve strutturare per poi inserirlo dentro Sofia. Quindi il fatto stesso che lui pensi al progetto, che dia delle date, che dia degli obiettivi, che dia delle competenze in uscita, che dia il programma del percorso formativo e che sia tutto raccolto all'interno di Sofia, significa comunque che c'è una consapevolezza anche gestionale da parte di chi gestisce queste iniziative a livello territoriale. Questo, unito al fatto, alla qualità percepita da parte dei docenti che seguono i percorsi formativi, di cui teniamo traccia all'interno del sistema Sofia, sicuramente contribuiscono già a migliorare due processi di qualità, quindi il processo, la qualità di processo e la qualità di percepita. Dopodiché, ovviamente, nella qualità di processo c'è anche la qualità degli insegnanti, c'è anche il fatto che magari gli insegnanti, cioè i formatori non vengono pagati come si dovrebbe, e quindi anche qui il pensiero a rivedere il decreto interministeriale per i compensi dei formatori, anche in un'ottica di cambiamento delle attività formative, perché non vi è sempre meno il desiderio da parte dei discenti, dei docenti discenti a seguire attività frontali, quanto più ad attivare percorsi laboratoriali o una progettazione anche collegata con la didattica e con gli studenti. Quindi è importantissimo cominciare a pensare anche a una modifica delle tipologie di interventi formativi, orientando il meno possibile all'attività appunto frontale e dando ampio spazio all'attività laboratoriale, all'attività di progettazione didattica, anche multidisciplinare e congiunta anche con gli studenti. Quindi vi faccio vedere un attimo quello che stiamo facendo, cioè quello che il sistema è in grado di tirare fuori, ma giusto due o tre cose, perché poi, come potrete vedere, è anche abbastanza complesso il sistema, il cruscotto direzionale, però penso che sia utile per farvi capire qualcosa di più su cosa significa avere uno strumento che consente poi di avere dei dati utili per la definizione di politiche pubbliche. Grazie. Allora, andiamo ad aprire, aspettate perché sarà caduta la connessione, vediamo. Ok, entro nel sistema. Ok, apre. Allora. Segnalo per esempio l'anno scolastico 17-18. Allora, aspettate un attimino. Intanto vi volevo far vedere il quadro di sintesi. Allora, questo è il quadro di sintesi della piattaforma Sofia. Vedete, ci sono enti accreditati 349 all'interno del sistema, soggetti diversi accreditati 297, che qui facciamo riferimento alle università e a tutta gli istituti di ricerca, una serie di enti che sono di per sé soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 170. Abbiamo poi le associazioni qualificate che insieme agli enti accreditati costituiscono, diciamo, il core di tutto il sistema direttiva 170.
E poi abbiamo, come vedete, 4.355 scuole. Quindi 4.355 scuole stanno dentro il sistema Sofia. Ora, si tratta di tante scuole, perché si tratta di quasi, cioè di più della metà delle scuole presenti. Quindi mi sembra che sia un grande successo. Tra l'altro, il numero di iniziative e di edizioni formative a catalogo superano le 30.372, quindi significa che ci sono una serie di iniziative che stanno in corso e che sono state svolte, cui corrispondono circa 430.000 iscrizioni a percorsi formativi. Quindi il sistema ha oltre 323.000 docenti registrati, che sono tutti docenti ovviamente di ruolo, e abbiamo quindi un sistema che sta crescendo già rispetto agli altri anni e sta appunto aumentando nel suo utilizzo anche a livello territoriale. Ora, se andiamo appunto a vedere un dettaglio, abbiamo praticamente, per farvi capire, che ci sono una serie di iniziative che sono state pubblicate, che riguardano, per esempio, andiamo a vedere il piano, ecco, piano triennale formazione docenti. Quindi nel piano triennale formazione docenti nell'anno scolastico 2017-2018 abbiamo 6.559 iniziative che sono state pubblicate a catalogo, con 127.083 docenti che hanno partecipato a queste iniziative formative. Ora, sono tutte quelle svolte a livello territoriale? Sicuramente no, perché mancano alcuni poli che non hanno inserito le iniziative formative all'interno di Sofia e sono partite senza Sofia. Però se vi faccio vedere quanto nel 2017-18 sono aumentate le edizioni rispetto, per esempio, all'anno scolastico 2000, andiamo a vedere, 2000, qual era quello precedente? 16-17. Vedete che nel 2016-17 le iniziative formative dentro Sofia erano molte di meno rispetto a quelle che ci sono ora, 10 volte di meno rispetto a quelle dell'anno scorso. Quindi vuol dire che c'è stata una crescita esponenziale all'interno del sistema Sofia, delle iniziative che sono state inserite all'interno appunto del sistema. Ritorniamo per un attimo alla classificazione, ok, piano triennale va bene, andiamo per un attimo a vedere, ritorniamo all'anno 17-18 e andiamo a vedere, questi sono tutti dati in tempo reale, eh. Vedete, sono dati aggiornati al 12-2018, quindi vuol dire che il sistema è molto allineato con quello che, non è che sono dati vecchi, questa è una piattaforma che è collegata ai dati, transazionali dei processi, quindi abbiamo il dato reale in tempo appunto, reale. E possiamo andare a vedere, scusate un attimo, eh. Allora, l'anno scolastico ho preso il 17-18. Volevo vedere la tipologia di erogatori dei corsi, per esempio. Andiamo a vedere le scuole statali e appunto sono queste, quindi le iniziative PNF corrispondono esattamente a quelle usufruite, cioè quelle erogate dalle scuole. Quindi che significa? Significa che ovviamente i poli non è che hanno erogato tutti i corsi per conto loro, hanno erogato i corsi ma hanno lasciato poi alle scuole l'inserimento all'interno di Sofia di tutta una serie di dati. Da questo poi emerge, ovviamente, non vi sto a fare il dettaglio, però sicuramente perché voglio aspettare che ci sia un controllo anche qualitativo su questi dati che abbiamo raccolto ed è per questo anche che abbiamo attivato la collaborazione con Indire per cercare di leggere bene questi dati, però lo strumento c'è ed è molto potente. Vedete bene che andando a vedere l'offerta possiamo vedere su che tematiche sono stati erogati questi corsi, questi percorsi formativi. E addirittura possiamo andare a vedere, fatemi vedere se riesco, allora, taglio edizioni era, vista grafico, ecco, per esempio possiamo vedere cittadinanza attiva e legalità,
nel nord sono stati svolti di tutti i corsi, nel nord sono stati svolti il 43,4%, una tot il 21,8% al centro, il 22,8% al sud e poi nelle isole, eccetera, eccetera. Vedete che abbiamo il dato sia come percentuale che anche appunto in vista di tabella con i singoli corsi realizzati a livello territoriale, ma c'è di più, abbiamo un campionamento di questionari di gradimento rilevati a livello territoriale, ma un campionamento abbastanza grande perché come vedete parliamo di 53.000 questionari su tutto il territorio e da cui possiamo per esempio avere un quadro di sintesi che ci dice per esempio, il corso ha risposto alle sue aspettative, ha raggiunto gli obiettivi previsti e abbiamo un 75% che ci dice che il corso ha raggiunto queste aspettative a fronte di un, appunto, solo in parte un 22,5%. Oppure possiamo vedere quanto ha appreso, in termini di contenuti, metodi e strategie, che avrà avuto, diciamo, che avrà ricadute nella sua pratica didattica. E qui vedete. Queste sono due delle domande che i docenti hanno, che sono le domande di sintesi che noi abbiamo inserito nel questionario, che non comprende ovviamente solo queste due domande, ma una serie di domande che possiamo vedere qui e che riguardano, vedete, qui abbiamo tutte le domande del questionario, e quindi possiamo andare poi a fare il focus, per esempio, su ogni singola domanda. Per esempio, l'attività formativa ha previsto una verifica continua durante il percorso anche in modo autonomo delle competenze? E qui abbiamo la risposta con il grafico, diciamo, con il grafico previsto. Dopodiché, tutti questi dati di sintesi, eccetera, possiamo comunque estrapolarli in un file Excel e elaborarli anche in modo diverso da ciò che consente. Da ciò che consente il sistema. Ma siccome abbiamo anche collegato il sistema all'anagrafica dei docenti, siamo anche in grado di capire tutta una serie di dati rispetto alle classi di concorso dei docenti, quindi i docenti per classi di concorso che tipo di attività formativa hanno realizzato, oppure, o meglio, quella particolare attività formativa nell'ambito, faccio un esempio, competenze, metodologie didattiche, quali sono i docenti, di che classe di concorso fanno parte i docenti che hanno seguito quelle iniziative formative? Quindi, insomma, abbiamo tutta una serie di informazioni, compresa l'età media dei docenti che hanno partecipato ai percorsi, che ci è utile anche per capire che cosa sta accadendo a livello territoriale. Quindi parliamo di dati estremamente importanti che possono essere utilizzati e di cui appunto cercheremo di darvi, una volta finito anche il percorso INDIRE, un report che sia l'output anche rispetto a una qualità e una validazione su questi dati che abbiamo rilevato attraverso la piattaforma, perché comunque un controllo di qualità sul dato deve essere sempre fatto. Detto questo, io adesso appunto passerei la parola alla dottoressa Pettenati invece per farci capire il nuovo ambiente. E anche qualche dato c'è, no? Sulle precedenti, sul monitoraggio dello scorso anno. Grazie mille.